Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Argomento molto interessante e soprattutto molto attuale, voglio parlarvi delle vitamine fondamentali per la nostra pelle. Le vitamine sono degli elementi veramente strutturali e fondamentali per il metabolismo cellulare delle nostre cellule cutanee. Sono contenute nei cosiddetti cibi protettivi, ovvero tutti quei cibi che oltre a nutrirci favoriscono il rinnovo cellulare attraverso le vitamine che contengono. Ogni vitamina innanzitutto ha una funzione, quindi da oggi ragazze, se dovete scegliere un prodotto per la vostra pelle e vedete all'interno una vitamina di qualunque gruppo, guardando il video riuscirete a capire meglio e a realizzare qual è la vera funzione di quella crema. In estetica, ovviamente, le vitamine vengono utilizzate sotto forma di creme, di fiale, di maschere, di sieri. Un prodotto si dice valido e soprattutto efficace se ha un principio attivo maggiore del 30%. Veniamo a noi. Le vitamine si dividono in due gruppi, liposolubili e idrosolubili. Le principali del primo gruppo sono la vitamina A, o retinolo, una vitamina molto diffusa, molto utilizzata, più in estetismi cutanei. Si trova prevalentemente nel regno animale che nel regno vegetale, ad esempio nel tuorlo d'uovo, nel latte, nelle carote, nelle zucche, nei pomodori, nelle arance e nelle albicocche. Importantissime le sue funzioni, regola la crescita e la produzione delle nostre cellule della pelle, protegge dalle aggressioni esterne, quindi il vento, il sole, riepitelizza tutta la nostra pelle e la rinnova, idrata, ha un effetto emolliente e cicatrizzante. Quando viene applicata la vitamina A provoca un leggero rossore sulla pelle che viene chiamato iperemia, ovvero un maggior afflusso di sangue, e questo effetto richiama un altro effetto, cioè tonificante. Quindi è ottimo per le pelli senescenti e invecchiate. Spesso questa vitamina è abbinata alla prossima vitamina, che viene detta vitamina della giovinezza. Parliamo quindi della vitamina E. Ha 8 composti, ma il composto più conosciuto e il più efficace è chiamato alfa-tocoferolo. Il tocoferolo è utilizzato nella maggior parte delle creme perché è adatto a tutti i tipi di pelle. Si trova prevalentemente nel regno vegetale, nel germe di grano, nei cereali e nell'olio di oliva. È un antiossidante per eccellenza contro i radicali liberi. I radicali liberi, me lo chiedono spesso, sono delle sostanze altamente tossiche, impazzite, che fanno andare in tilt le nostre cellule se vengono a contatto con esse. Sono capaci quindi di alterare le normali funzioni delle nostre cellule e della nostra povera pelle, fino a portarle alla loro morte. Significa invecchiamento cutaneo immediato. Il tocoferolo, la vitamina E, evita tutto questo e inattiva i radicali liberi, quindi queste sostanze. Protegge la nostra pelle, rinforza i capillari, quindi ne riduce la loro fragilità, ispessendo le loro pareti, altamente idratante ed è un antinfiammatorio. Parliamo adesso della vitamina F, che è composta in realtà da acido linoleico, acido linolenico e acido arachidonico. È contenuta per la maggior parte nel regno vegetale, più precisamente nell'olio di semi. Ha un potere idratante, anti-age, lenitivo e in più migliora la produzione di sebo nelle nostre ghiandole sebacee e mantiene una corretta acidità cutanea su tutta la nostra pelle. Ora invece parliamo delle vitamine idrosolubili. Parliamo in primis della vitamina B, detta anche pantenolo. Alcuni la conosceranno come il bepantenol, crema che viene utilizzata soprattutto per chi ha fatto tatuaggi, per chi ha avuto delle scottature solari e così via. Soprattutto nella pappa reale e nel lievito di birra. Ha un mega effetto riparatore, cicatrizzante, altamente protettivo e altamente emolliente. Quindi è spettacolare per gli eritemi solari, per le offese della pelle e, come vi dicevo prima, per lenire e mantenere idratato un tatuaggio. Vitamina C, ovvero acido ascorbico, molto conosciuta, ottima per il sistema immunitario. Per quanto riguarda la pelle invece ha delle proprietà particolari. Si trova spessissimo negli agrumi e nei vegetali, peperoni, nei pomodori, negli spinaci e soprattutto nei kiwi.
La vitamina C interviene nella sintesi del collagene, quindi una produzione di collagene aumenta l'elasticità della pelle e il suo tono è molto più visibile. Aiuta il sistema circolatorio, ispessendo le tonache, quindi le pareti dei nostri capillari, e ne riduce l'arrossamento. Vitamina H, detta anche biotina, ha la capacità di mantenere integra la pelle e soprattutto un toccasana per le pelli grasse, anche perché ha un potere antiseborroico e seborregolatore. È un po' meno diffusa la vitamina H, però sappiate che è molto importante per la nostra pelle, soprattutto per le pelli miste e grasse. Infine vi parlo della vitamina P, ovvero i bioflavonoidi. I flavonoidi sono tutte quelle sostanze che si trovano nei frutti rossi, negli agrumi, e sono tutte quelle sostanze che rinforzano il nostro sistema del microcircolo. Quindi sono ottime per chi ha la coup rose, sia in fase iniziale che in fase avanzata. Ci permettono di lenire tutti quei rossori che ci danno particolarmente fastidio. Insomma, ragazze, spero di esservi stata utile. Sappiate che ogni vitamina è un tesoro prezioso per la nostra pelle, soprattutto se veicolate nel corretto modo. Scegliete sempre delle creme con dei principi attivi a basso peso molecolare, quindi più sebo compatibili, e cercate, mi raccomando, di introdurre nella vostra dieta e nel vostro stile di vita tutte le vitamine che sono importanti per l'organismo, non solo per la pelle, ma per il corretto funzionamento del nostro corpo. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, ci vediamo al prossimo video e let's talk about!